Dimmi quando posso iniziare. No, ma ti avviso io, quando andiamo in diretta ti avviso io. Ah, ecco, sì, grazie. No, perché Ok. non vorrei fare pessime figuracce, tipo, magari mi No. scoppio, bevo il tè, così, cose, boh, mi cade il telefono. No, assolutamente ti avviso io, figurati, non ti farei mai entrare in diretta senza dirtelo. Perché così mi sistemo un attimo, no? No, no, ma figo, non te lo direi mai, guarda, mai direi a una persona, cioè terrei nascosto a una persona il fatto di essere in diretta, anche perché potresti dire cose brutte. Senti, invece il trucco, no? Tu che sei abbastanza brava, abbastanza. Cioè, quindi cosa devo fare? Così verso l'esterno, giusto? No, Come no? dipende da quello che ti metti. Se metti la No, no. terra, deve essere un movimento circolare, abbastanza veloce. Cioè, devo fare Ok, intorno alla faccia? spennelli su tutta la faccia. Oh, non dirlo in diretta, che mi sono truccato. No, no, no. Ok. Quindi, Dirò che io e basta. certo, quindi devo fare il cerchio su tutta la faccia o dei piccoli cerchi? Non ho capito. No, allora, se ti metti la terra può essere anche molto grezzo, da muratore di Bergamo, quindi Ok. così vai a spennellare tutta la faccia. Se invece devi fare una cosa un pochino più di precisione, ecco che allora cambia la tecnica di applicazione. Ok. Cioè, ma il muratore deve essere di Bergamo, cioè di Eh tipo. sì, assolutamente, se no non Ok. viene la stessa cosa. Se è di Cioè, o sei Fire diverso. muratore di Firenze non verrebbe uguale. No, è diverso, è Ok. diverso. Il muratore di Firenze è diverso, loro sono un pochino più. Ok. Senti, mi passo anche le orecchie, che sennò si vede. Passarti anche le orecchie, sennò poi si nota la differenza. L'orecchio di Ok, un colore, ma la faccia di un'altra non è proprio. ok. Senti, tra un po' entriamo in diretta, quindi metto giù il pennello così non si vede, ok? Ok, lo metto giù io, o Ok. ci devo fare? Ma sì. Quindi Tengo solo la tasca. fra poco saremo in diretta, ma non capisco perché ci stanno già salutando. Oddio, eravamo già in diretta. Sì, eravamo già in diretta. Ma sì, dai, ma che ci interessa? Ma sì, abbiamo fatto fare un po' la gag. Allora, ciao a tutti, siamo già in diretta. Vabbè, In qualche modo a fine quarantena questa cosa. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti, ciao Debbie, lei è Debbie, lo sapete. Cristian, lui è Cristian, lo sapete forse. Esatto, e tu sai come si inizia la tisana della buonanotte e quindi tisana. Sì, tisana. Ah, ce l'hai, mandò. Oh, non riesco mai a beccarti sul fattaccio. Ciao Alberto. Ah, allora, fuori diretta, io mi sono dimenticato di dirti un po' di cose. Tu non vedi la chat, ma in realtà stanno scrivendo o te le leggo io o te le incollerò io sullo schermo, che tu da brava talpa non vedrai, ma te li leggerò io. Me li leggerai tu perché io sono, penso, l'unica truccatrice al mondo che non vede e quindi va un Esatto. po' a random, un po' a Una vago lì. garanzia, eh? Una garanzia. Vero, vero. Sì, una garanzia. Allora, Leslie, ciao Leslie, oramai immancabile. Leslie c'è sempre, credo tu sappia da dove ormai, dall'America, esatto. Ciao Leslie. Debbie Cosenza scrive, ciao Rosanna Coscia. Ciao Rosanna, anche Rosanna oramai è sempre con noi. Debbie Cosenza dice, ovvio di Bergamo, ma non di Pieve Sestina. Cioè, il muratore deve essere proprio bergamasco, giusto. Leslie, muratore di Bergamo. Ciao Alberto Mesiano, ma come sei carino? Eh sì, perché, scusa, Debbie mi ha detto come truccarmi, vedi? Se c'è qualcosa che non va, è colpa di Debbie. Tipo qua ne metterei ancora un pochino. Le orecchie, anche dentro, tipo cotone gli occhi. Ah, così proprio? Sollettica comunque, eh? Sollettica. Dobbiamo dire.
Questo, tra l'altro, io lo userò domani, perché domani faccio l'imbianchino. Voi sapete che io sto facendo un po' di tutto, e domani farò l'imbianchino e userò questo pennello per verniciare la parete grigia che ho rotto facendo il bagno. Allora, cominciamo con, ti leggo un po' di messaggi, Cristina Schillaci, ciao Cristina, ciao tesora, ti scrive. Ciao Bini, grande la No, ma ciao tesora lo diceva a me. Certo, ma senti, ma voi sentite bene Debbie? Perché io la sento un po' male, sono preoccupato. No. Fatemi sapere se sentite bene Debbie, perché io la sento, ma non so se è un ritorno o... Credo di sì. In realtà io sento il ritorno della tua voce. Ok, prova a abbassare ancora un pochino il tuo telefono, questo è il bello della diretta. Okay. Poi più lo abbasso, meno ti sento, sappilo. Ah, fantastico. Quindi potrei, non so. Potresti parlarmi sopra, ma sì, ma tanto sei abituata a farlo. Però da sola. Esatto. E potremmo non sentirci più, quindi non farmelo. Qua succede, no? Mi è caduto. Alessio Montagnese. Che cosa ti ha preparato Alessia? Alessia mi ha preparato il banchetto della diretta. Ah. Quindi ha detto tu ti metti qui con questa luce qua, sì. E poi mi ha preparato tutta una postazione segreta che ancora tu non vedi, ah. E che potrebbe interagire in questa diretta. Sì. Brava, brava Alessia, Alessia, bravissima. Voi dovete sapere che prima Debbie mi ha detto spero non si veda il frigo, quella cosa grigia che voi vedete è il frigorifero. Non è vero, questo è un fondale per gli shooting, è bellissimo. È un grigio perla fumé. Esatto, così. Ce l'ho anch'io, ho pieno lo studio di quei fondali grigi perla. Rosanna, ciao dalla Florida, ti leggo un po' di messaggi e poi partiamo alla grande con te, perché dovete sapere che Debbie è simpaticissima, anche se non sembra vederla, ma è simpaticissima. E abbiamo Lisa che ti saluta. Liza, ciao Liza. Cioè Liza from Great Britain, così almeno pensa che tu sappia l'inglese, anche se non è così, ma vabbè. Ecco. Alberto dice non si sente l'audio di mio? Anche io non la sento bene, entra Debbie la mia tesora. Un salutone da Caravaggio. Vediamo, forse dovrei tenerlo proprio io. Il telefono, ma diventerà complicato e ecco, fantastico. Avete visto com'è bello? Volevo farvi vedere il soffitto. Devi provare, secondo me, ad avvicinarti al telefono, perché secondo me se ti avvicini il tuo audio... Allora, aspetta che mi metto un attimo comoda, ecco, tipo così, e mi avvicino. Proviamo. La gente è abituata a vedere le mie foto senza rughe, senza difetti, magari anche un po' post-prodotte. E quindi immagino la Debbie in un certo modo, troppo vicina, in diretta, dice oddio che è questo, mamma mia. Metti una carta da forno, mettiti una carta da forno sul viso e fai dei buchi per gli occhi. No, potrei mettere... Oh! La nostra amica, come si chiama? Allora, lei è la Pam, lei è Pam ed è la mia modella a domicilio, perché anch'io sto lavorando in modalità smart working, mi sono portata il lavoro a casa, come dice il nostro Premier Conte. L'unico problema è che Pam, quando le dici chiudi gli occhi, non li chiude. È una modella molto indisciplinata, molto. È disobbediente.
Ma senti, che cos'è quel buco sulla carotide? Il buco sulla carotide. Il buco sulla carotide cosa potrebbe essere? È il buco per la respirazione. Quindi sotto. Allora, No, no, il buco. no, 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 intendevo quello qua. Allora, questo è il logo della Ah, testina, è il ok. logo, diciamo, la marca. E il buco sotto invece serve ad agganciarla a un perno in modo tale da poterci poi lavorare tranquillamente senza correre il rischio di decapitarla e perderla per terra. Guarda Ma che bella. che cosa serve la testina a una make-up artist? Allora, la testina una make-up artist serve per due motivi, sia per la parte parrucco, perché a noi make-up artist viene spesso richiesto di fare anche i capelli, e al tempo stesso ci dà la possibilità di poterci esercitare magari in una serie di nuove tecniche di trucco, utilizzando magari anche dei prodotti un po' alternativi. Faccio un esempio, i prodotti per il face painting, quindi gli acquacolor, i prodotti per gli aerografi e tutta una serie di altri materiali. Ecco, Tu usi l'aerografo? poco, poco, sinceramente preferisco molto di più pennello e spugna. E c'è più contatto con l'altra persona e con il colore e il lavoro in sé. Ho necessità di toccare quello che faccio, Quindi perché la testina è comodissima perché insomma c'è meno spreco anche, no? Perché credo, immagino che su una modella devi preparare la pelle, tipo prima scherzavamo io e te quando ti dicevo la mia pelle è molto secca, il fondotinta, eccetera. Invece la testina ha la pelle già pronta. Sì, la testina, la pelle è già pronta, stupenda, levigatissima, Infatti, come la mia. tipo la mia, tipo la nostra, esatto. E senza imperfezioni come noi due. E quindi, infatti, vedi che io sto da questo lato e ciondolo un po', e per non far vedere un brufolo, Ah, ho coperto ok. un filo di correttore, e quindi spero non si veda in diretta. No, comunque, in realtà poi si spreca molto meno prodotto sulle testine quando si devono fare delle prove Certo. e hanno una pelle perfetta, un po' la E invidia. anch'io, tantissimo. Ciao Inde che ci saluta, ciao, ben arrivata. Grazie Leslie che ci dai la dritta sull'audio che va molto meglio adesso. Ma una make-up artist, aspetta perché c'è scritto un messaggio e te lo leggo. Ah, hai l'occhiale? Leggilo tu, dai, ad alta voce. Sai L'occhiale, leggere? no, e speravo che tu non mi facessi leggere, cioè lo sai che le make-up artist normalmente non sanno leggere, altrimenti farebbero qualcos'altro nella vita. Ma Esatto. strada facendo ho imparato qualcosina. L'unico problema è che non vedo molto bene. Te lo leggo io. Come ti capisco? Sono già. Aspetta, te lo leggo io, te lo leggo io. Come ti capisco, tra parentesi, Cristian ha la pelle molto più liscia della tua, chiusa parentesi. Ah, ecco. No, Vabbè. scherzo, non è vero, non è vero. No, ci dice, come ti capisco, sono giorni che faccio consulenze viso-corpo, dato che sono una beauty coach in videochiamata. Ah! Non vi dico la difficoltà di poter educare le clienti senza usare le mani. Io le mani con i miei clienti le userei in altro modo per alcuni clienti, però vabbè. Esatto. Userei anche i pennelli in altro modo, Sì, così. dall'altro lato. Tra l'altro, Lato, sì. guarda il mio pennello, cioè guarda quanto è fashion. Hai visto? Ma guarda che sono anche io quelli fashion, scusa. Belli. Ah, i tuoi sono quelli che si chiudono quando tiri su, giusto? No? No, i miei sono solo belli e basta. Ah, però guarda il mio, adesso ha detto che è bello, l'ho tirato e si è
si è smontato, guardate. Perché tu devi Io però ti batto, in fatto di pennelli. Aspetta, se vado su a prendere quelli che uso per imbiancare, ne ho un'infinità, da quello microscopico per fare i disegni sui muri a... Però vabbè, faremo una puntata sull'imbiancatura. In realtà sì. Tu non ti sei chiesta perché io ho un pennello, cioè ne ho tanti, però ho preso questo per fare lo scherzo di entrare mentre mi truccavo. Perché tu devi sapere, anzi, cosa ne pensi sul fatto che gli uomini oggi si truccano. Ma guarda, in realtà l'uomo si trucca da sempre, si truccava già ai tempi degli antichi egizi, nei vari rituali delle varie tribù si usa comunque il make-up, gli uomini si dipingono i volti con quello che hanno a disposizione poi in natura per svariati motivi. Già ai tempi comunque anche del Rinascimento la nobiltà, quindi tutti i nobili di sesso maschile si truccavano in modo tale da distinguersi poi dal resto del popolo. E il cerone mettevano? Sì, utilizzavano diverse sostanze, alcune anche particolarmente tossiche, che portavano poi alla morte. Ah, addirittura! Sì, erano particolarmente velenose e è uno dei motivi per i quali anticamente si moriva anche in giovane età. Questa è una curiosità che non sapevo e curiosa, curiosa. Anzi, potremmo anche usarla. Assolutamente. Amore, tu sei un po' sbiadita. Guarda che bella questa cipria. Esatto. Ops, è morta. Vabbè. Ma va bene, Ogni tanto diamo delle dritte. Facciamo una puntata su queste sostanze tossiche. Esatto. Gruppo criminale. Mamma mia, questa cosa non la sapevo ed è sconcertante. Invece oggi cioè l'uomo, oltre al trucco, ciglia, sopracciglia, cerette. Sì, anche oggi gli uomini si truccano, allora, normalmente si truccano, vengono truccati ad esempio i modelli durante gli shooting fotografici. Il trucco è necessario e fondamentale anche sull'uomo. Ovviamente tutti i personaggi della televisione di sesso maschile vengono truccati, guai se non lo fossero, perché con le luci che ci sono sarebbero veramente inguardabili. Ma in realtà anche nel quotidiano sta prendendo piede questa cosa del trucco. Sì, esatto, quello intendevo, no? Dei prodotti molto molto fast, semplicissimi da usare, che si possono comunque stendere con grande facilità utilizzando semplicemente le mani e vanno un po' a migliorare l'incarnato, lavorano sulle discromie. Devo Ma dire quindi che sono prodotti dedicati per l'uomo? No, in realtà no. Gli stessi prodotti che utilizziamo noi donne li possono utilizzare anche gli uomini. Siamo un po' come i gatti noi, cioè le medicine dell'umano le diamo ai gatti, il trucco delle donne lo diamo all'uomo. Lo diamo agli uomini, sì. Sì, è la stessa cosa. No, no, io invece Dimmi. No, io non posso pararti sopra perché c'è questo ritorno e quindi è un po' come se fossimo via satellite, no? Quindi sembra una diretta via satellite. Il trucco è una di quelle cose che non finirà mai di esistere. Esiste da poco dopo, diciamo, i primi esseri umani e continuerà ad esserci in eterno. È una delle poche cose che resteranno da qui all'eternità. Perché sai, ho introdotto il discorso uomo, no? Perché siccome la settimana prossima faremo una puntata dove parleremo di omosessualità e di coppie gay, volevo introdurre questo discorso del trucco dell'uomo, perché secondo me
tipo, come dici tu, l'uomo si è sempre truccato, addirittura dagli antichi egizi, quindi se andiamo a guardare i quadri o i geoglifici, cioè i disegni sui muri, vediamo che erano truccati già con i colori, anche solo per andare a caccia si truccavano, no? E quindi poi è un po' sparita, cioè l'uomo si è un po' nascosto perché aveva paura di essere, ah, ti trucchi, quindi sei omosessuale. In Sì. realtà, invece, oggi che stiamo accettando di più questa, io dico a mio parere, normalità per l'omosessualità, quindi è più accettata e quindi l'uomo ha meno vergogna ad ammettere che si può truccare, cioè una crema, come dicevi tu, idratante, la cura per la pelle, per il corpo. La ceretta che può essere, lo sportivo si fa le cerette, però la ceretta estetica, io quando vedo un uomo che si cura, non penso sei omosessuale o delle tendenze da omosessuale, dico è un uomo che si cura e a me fa piacere come curarsi le mani, curarsi il viso e truccarsi. Certo, non deve essere il trucco di Renato Zero da spettacolo, ma tipo, come dici tu, una crema che toglie le macchie rosse dovute ad allergie o da macchie solari, ben vengano. Sì, assolutamente sì. Ma guarda, proprio riprendo il tuo discorso legato all'omosessualità e al trucco. C'è stata poi un'epoca, quindi andiamo agli anni Ottanta. Io ancora non ero nata, perché sono nata 20 anni fa, ma Nemmeno io, noi non eravamo nati. ancora nati, ma probabilmente quelli che ci stanno ascoltando, magari se lo ricordano. No, in realtà poi negli anni 80 la musica stessa aveva portato ad avere maggior libertà e la possibilità di esprimersi anche attraverso il make-up. Questo perché c'erano, ad esempio, prendi i Cure piuttosto che i Depeche Mode, che utilizzavano comunque sia la musica elettronica che la musica magari un pochino più punk piuttosto che dark, utilizzavano il trucco. Quindi truccarsi negli anni 80 stava a significare cerco di emulare i miei idoli, cerco di un po' assomigliare a loro. In realtà poi molti lo facevano per un altro motivo e quindi molti erano omosessuali e ovviamente era un'epoca difficile in cui non si poteva dichiarare la propria omosessualità e quindi in qualche modo cercavano di esprimere se stessi attraverso questi piccoli escamotage. Certo. Quindi è un po' usata come scusa, ecco, il fatto della musica. Voglio sembrare Dave Gunn perché si mette la matita piuttosto che il cantante dei The Cure. Così. Io Ma che bene. intanto che parli, sembra che sono distratto, ma in realtà mentre parli stavo cercando delle immagini da riuscire a far vedere appunto di uomini truccati. Tu invece cosa ne pensi dell'uomo fuori dal set, che può essere fotografico, cinematografico, spettacolo, dell'uomo che si trucca, non che si cura, l'uomo che si trucca, cioè rimmel. Sai, adesso aiutami, L'eyeliner. l'eyeliner, esatto, cosa ne pensi? Ma allora, per gusto personale, parlo solo per mio gusto personale, l'uomo ha una sua identità, e una sua mascolinità. Può anche essere femminile, ma l'uomo ha una sua bellezza, una sua identità ben precisa, totalmente diversa da quella delle donne e trovo gli uomini molto belli e molto affascinanti nelle loro, diciamo, fattezze, nel loro volto, nelle loro espressioni. Quindi per gusto personale
preferisco l'uomo al naturale, quindi senza fronzoli, ciglia finte, senza trucco. Questo nel quotidiano. Ci sono al contrario poi delle realtà, come ad esempio le drag queen, che al contrario sono meravigliose e molto belle da vedere, particolarmente artistiche. Oddio, mi sono persa. Dove stai? Che è uscito? Fammi mettere gli occhiali. È uscito un esempio, eccolo qua, si parla di anni 70-80, no? Sì. Quindi il trucco, l'uomo truccato, certo, questo... Anche i Kiss erano molto truccati, avevano chili di cerone sul viso e hanno un po' segnato un'epoca, rappresentato una generazione. Anche nel mondo del punk andava molto il trucco. Ecco, questo vediamo, intanto vediamo in diretta, aspettati, mi chiede di registrarmi, ma no, ma continua. Come? Ma non registrare nulla, va bene. Ah. Eccolo qua. Ok. Non si vede benissimo, però ecco. Dal punto di vista artistico, l'uomo truccato è meraviglioso. L'uomo struccato lo è ancora di più. L'uomo struccato. L'uomo al naturale, senza trucco, senza ciglia finte, senza nulla, lo trovo molto, molto più bello, anche Però perché un po' di crema idratante, sì, dai. l'idratante è una di quelle cose che tutti dovrebbero mettere, uomini, donne, ragazzine, ragazzini, già dalla giovane età, e almeno una volta al giorno, se poi si arriva a due, ancora meglio, mattino e sera. Una volta al giorno. Almeno come minimo. L'ideale sarebbe comunque due volte al giorno, idratare la pelle al mattino per affrontare la giornata e idratare poi la pelle la sera prima di andare a dormire, in modo tale da compensare le carenze naturali che noi abbiamo del nostro organismo. Ho sempre paura quando metto delle creme idratanti. A volte mi è capitato di notare che le creme idratanti non lasciano respirare la mia pelle, almeno a me. È Ma vera io questa? solo a te, a molte persone, dipende dalla composizione, dalla formulazione del prodotto che ti stendi sul viso. Un po' come i fondotinta, ci sono fondotinta un pochino più idratanti e nutrienti, quindi un po' più ricchi di oli e siliconi, e ci sono al contrario delle creme viso e dei fondotinta molto meno grassi e oleosi, più idratanti che nutrienti. Quindi lì dipende sempre dalla formulazione. Bisogna stare attenti a quello che c'è all'interno. E È quindi fantastica questa puntata iniziata così diversamente dal solito, che si inizia prima a parlare di come si vive la quarantena, eccetera. Invece, ma tradimento con te che non mi dici che siamo in diretta, che è diverso. esatto. Intanto ho postato una delle foto che ho guardato prima, mentre non eravamo ancora in diretta, che trovo molto bella, cioè molto. Tu sei quella a destra? Ecco, Sì, quella a destra, la nana col capello scuro. La nana col capello scuro sono io. Ma tutte le mie foto sui set hanno questo tipo di taglio, per due motivi. Primo perché almeno così non si vede che sono curvi. E quindi tutti dicono, oddio, che bella la Debbie, mazza quanto è magra. Non è vero, il resto non c'è nella foto, non si vede e va bene così. Quindi tolgo la chiattitudine e secondo, vista magari di profilo e di spalle, sembro forever young, quindi molto giovane, In questo molto caso giovane. era un trucco per cos'è? Un body painting? Sì, questo è un body painting per FCF a Milano e stavamo facendo un evento di fotografia per la presentazione di un nuovo obiettivo, una nuova macchina fotografica e era stato richiesto un body painting ispirato comunque al Giappone e allora avevo pensato a un kimono che poi abbiamo realizzato io e Roberta Cioli, che è la mia collega e amica
storica che mi segue in buona parte dei lavori che faccio. E Molto siamo bello. sempre insieme, sempre, Quindi quasi sempre. immagino, scusa, immagino tu ti sia occupata del viso e la tua collega per quanto riguarda il corpo. In realtà io mi sono occupata prevalentemente del body painting, che è un pochino più nelle mie corde. Roberta ha curato la parte viso e poi da lì abbiamo strutturato i capelli per Fantastico. velocizzare i tempi. In realtà quando lavoriamo insieme io e Roberta non c'è, questo lo faccio io perché sono più brava, quello lo fai tu perché... C'è un si lavora, appunto. Quindi Certo. Allora molto. abbiamo Inde che ci dice, ma innanzitutto Inde, lo dico giusto, Inde, non vorrei sbagliare, e Lo chiedo a dice, me perché caschi male, esatto, no, adesso ce lo dirà lei, anzi, Oh. poi ti contatterò perché vogliamo una diretta anche con te. Inde, se non sono prodotti isodermici, tendono ad occludere, quindi hai quella sensazione, no? La mia che diceva. Quindi basta trovare il prodotto giusto, naturale, vegetale per te. Sì, devo trovarlo perché ragazzi, invecchiando, vedete queste rughe che io disegno apposta, in realtà non le ho. Sì, no, le disegni in modo magistrale, sembrano vere, eh? Sì, ho Sembrano... fatto proprio un corso su YouTube e io me le disegno per sembrare un pochino più vecchio, così. Quando mi vedete dal vivo non le ho, la sensazione è migliore. Leslie ci dice: dopo aver fatto la barba mi metto un po' di crema. In realtà, correggimi se sbaglio, Debbie, si dovrebbe mettere prima, ricordo male, di fare la barba? Cioè, bisognerebbe idratare prima la pelle. Pelle prima della barba va comunque idratata e normalmente si consiglia di utilizzare l'acqua un po' non particolarmente calda, ma tiepida, in modo tale da ammorbidire e dilatare un po' i pori della pelle per rendere poi più facile quella che è la rasatura. Quindi sicuramente un'idratazione prima va comunque fatta. Non necessariamente con una crema, basta anche dell'acqua. Importantissimo però poi idratare la pelle post rasatura, quello sì, dopo la barba è necessario utilizzare comunque dei prodotti, ma che non siano a base alcolica, perché essendo a base alcolica bruciano. Infatti, Bruciano. i dopo barba per l'uomo, adesso parliamo dell'uomo, poi chiudo la parentesi, uomo, e iniziamo a far vedere dei tuoi capolavori. Uomo, cioè, non vorrei dire, cioè, io stasera mi sono la barba, No, no, ma si vede, stai tranquilla. vede, no? Ok, Sì, sono fatta sì, sì. bene, affetti, vero? Sì, si No, vede. Sai cosa? Ti tradisce un po' il pomo d'Adamo, si capisce chi sei. porca miseria, me l'aveva detto mia figlia, coprite, cioè, vabbè, prossima diretta magari metto una sciarpa, eh. Esatto, tua figlia che dopo faremo vedere tua figlia che è bellissima Sì, e che mai invece appunti sotto chiave. invece per chiudere la parentesi uomo, infatti hai ragione, il prodotto con alcol, con all'interno alcol, il dopo barba dell'uomo io ho notato, perché io faccio finta di non sapere dei set perché sto intervistando te, ma ne ho visti tantissimi di prodotti, anche colori, poi io sono curioso e quindi chiedo sempre, e i prodotti dopo barba o per la pelle in generale dell'uomo spesso hanno alcol e quindi quando te lo metti in faccia, insomma, non è fantastico. Volevo far vedere questo tuo lavoro, che in realtà sembra una cosa facile, ma è tutt'altro che facile. Oddio. No, aspetta, non sono io. Sembra non avere trucco, ma invece tu ora ci illuminerai. Sì, allora, quando c'è la necessità di scattare foto in bianco e nero, tendenzialmente il fotografo lo comunica alla makeup artist perché per avere un ottimo bianco e nero,
è necessario, comunque più opportuno, utilizzare una serie di nuance che vanno bene sia per una foto a colori, ma soprattutto rendono particolarmente bella la foto in bianco e nero, in modo tale da, diciamo, aiutare anche il lavoro del fotografo ad ottenere prima un determinato tipo di risultato senza dover necessariamente lavorare tanto in post-produzione. E quindi ci sono una serie di colori che si utilizzano per le foto in bianco e nero. Vale per le labbra, i colori che si usano per gli zigomi, per il contouring, quindi terre, blush, indipendentemente dal fatto che possano essere in crema o in polvere, e anche gli ombretti. E quindi ci sono nuance più indicate per poter ottenere un certo tipo di risultato. Ma anche per una foto in bianco e nero, comunque di trucco ce Ce n'è. A n'è volte tanto. c'è più trucco per il bianco e nero che per la foto a colori. Confermo, perché ovviamente io, vabbè, sono qui, ti intervisto, ma... Esatto, Trucchi e poi ti fai i selfie in bagno così in bianco e nero. e anch'io differenzio, esatto, Poi li mandi, non li pubblichi, però è bene che si sappia. Stavo esatto. indicando una diretta che non mi ha comunicato, Esatto. mi ha indicato al dito. Guarda. Fallo bello grosso, eh? Enorme. Infatti, io da fotografo vedo, apprezzo e capisco subito quando una modella è al tuo livello, quindi con una conoscenza non solo per il make-up, ma per il make-up fotografico. E mi accorgo subito quando una truccatrice, una make-up artist, scusa, è all'altezza della situazione o quando non lo è. È questo che fa la differenza, no? Come ogni attività, soprattutto visiva, è importante, l'abbiamo detto più volte nelle interviste, è importante lo studio, cioè non ci si arriva così a caso. In realtà qualche volta sì, con tantissima gavetta e secondo me quando arrivi ad essere in un livello alto, può essere anche già troppo tardi, ti potresti già essere stancata di farlo. Invece, per arrivare a questi livelli, la prima cosa che io dico sempre anche ai ragazzi che vengono a fare i corsi da me è studiare. Prima studiare e poi, si arriva a conoscere. Infatti, tu hai parlato subito di storia del trucco, no? L'antico Egizio, eccetera. Una cosa che non viene più insegnata nelle scuole, si è un po' persa nelle accademie questa materia, che è fondamentale perché ti dà la possibilità di, oltre ad avere un tuo bagaglio personale, una tua cultura, che è sempre necessario avere, una make-up artist, sebbene che conosca la storia del make-up, per due motivi. Primo, per una propria cultura che poi può tranquillamente applicare al proprio lavoro. Perché quando ti viene chiesto di fare un make-up rinascimentale, non è sufficiente avere i prodotti giusti per poterlo realizzare. Bisogna anche conoscere le tecniche, la realtà e cosa il trucco rinascimentale, ad esempio, voleva trasmettere all'epoca. Ecco che allora già inizi ad ottenere un risultato diverso. E ci vuole anche grande curiosità, voglia di conoscere, voglia di imparare, bisogna sperimentare. Come hai detto tu, è necessario studiare, studiare tanto, ma non studiare solo in accademia, durante il percorso didattico, ma è necessario anche poi documentarsi fuori. Per proprio conto. E ci sono comunque poi diversi testi interessanti, ci sono anche libri di armocromia, teoria del colore, tutta una serie di cose che comunque aiutano molto, perché ti danno poi la possibilità di poter fare le cose fatte bene e non per tuo gusto personale o perché ti Ti stai improvvisando. Scusate, mi arrivano avete. messaggi? Sì, mi arrivano i messaggi. Purtroppo ho due cellulari e stanno vibrando tutte e due, non lo so, a quest'ora si scatena un po'.
il mondo. Questo è un body painting, questo è un body painting che abbiamo fatto io e Roberta Cioli in una gara a Faenza, perché fino a qualche annetto fa avevo un pochino più di tempo da dedicare all'arte del body painting. E scusate, ok, chiedo scusa, spero che non vi stia spaccando i timpani. Avevo più tempo da dedicare al body painting e quindi facevo diverse gare. E questa è una gara che avevamo fatto a Faenza. Non la smettono, ok? A dire basta, cioè, sto parlando. Bella, molto bella. Il tema del contest era artisti al cinema. E essendo io molto, molto colorata, anche se non sembra, dentro lo studio, Sei un po' dark. io sono molto dark, ma dentro, sono molto, molto colorata, anche se poi magari gli altri non lo vedono questo colore, ma giuro che da qualche parte c'è. Per l'occasione ho messo una maglietta bianca. Non ho messo la solita maglietta nera e quindi ho detto, dai, vabbè, non facciamo sempre un Senti. archettona. Anche se tu sei molto giovane, Grazie. aspetta, sì, c'era scritto nel contratto che dovevo dire che sei molto giovane. Rispetta i punti del contratto, perché Esatto. hai firmato, ecco. Anche se tu sei molto giovane, però mi sento di chiederti una cosa, un consiglio per tutte quelle ragazze, e sono tante, credimi. Che sognano di diventare make-up artist, perché anche a me mandano un sacco di email con scritto autoproposta di collaborazione, eccetera, dove io vado a vedere, vado a curiosare, le guardo tutte, sono sincero, e vedo questa mancanza di studio, cioè si propongono come make-up artist già affermate, già cresciute, ma si percepisce che manca questo studio. Cosa ti senti di consigliare da mamma a queste ragazze? Cioè, io, no, dillo tu, cosa ti senti di consigliare? Se dovesse essere tua figlia, mamma, voglio fare la make-up artist. Ok, si comincia da... Per fare la make-up artist si comincia, per quanto riguarda il piano di studi, da uno studio che dovrebbe essere completo. Quindi questo che cosa significa? Fare un percorso di almeno un anno in un'accademia specializzata, per poter imparare non solo le tecniche, ma, avere la possibilità di poter decidere quale strada vorrai prendere, cioè che tipo di make-up artist vorrai essere. Perché nel percorso annuale accademico non si fa solo ed esclusivamente il trucco correttivo piuttosto che il trucco fashion editoriale, e quindi non parliamo del classico make-up, si fanno diverse tipologie di trucco, quindi c'è la possibilità di poter studiare il trucco sposa piuttosto che gli effetti speciali, il body painting, posticci, applicazioni. Ti insegnano anche a creare con positivo e negativo delle protesi in lattice, in silicone, tutta una serie di situazioni molto interessanti che secondo me meritano di essere comunque studiate, viste, provate, per poi capire esattamente quale direzione vorrai prendere. Perché non ci si può improvvisare a fare special effect così senza averne le basi, le conoscenze, senza aver studiato. Non ci si improvvisa body painter senza aver fatto il giusto percorso, non ci si improvvisa make-up artist guardando dei tutorial. E purtroppo. Tipo, adesso mi sfugge il nome, make-up, quella famosa di YouTube, dai, che conosciamo. Famosa di YouTube, sì, lei. Non Senza dire il nome. può dire il nome. Ok,
quello che parlo con le patate in bocca. Adesso sto facendo il verde borgogna. Esatto, tipo lei. Infatti... bellissimo per l'occasione. Così. Cioè, no, non si diventa makeup artist così. Non si diventa makeup artist neanche attraverso Instagram e non si diventa makeup artist comprando centinaia di trucchi del tutto inutili che rappresentano comunque un costo notevole, perché c'è da dire una cosa, noi makeup artist su una serie di brand abbiamo, essendo pro, una serie di scontistiche interessanti. La ragazzina che non è una makeup artist e non fa il nostro lavoro da X numero di anni, perché per poter accedere a una serie di scontistiche sempre più alte devi avere comunque un'esperienza pluriennale e che deve essere comunque documentata da una partita IVA con data di inizio, di apertura. Ciò detto, fanno spendere comunque un sacco di soldi ai propri genitori per comprare un'infinità di prodotti che poi o non usano e quindi nel tempo scadono e vanno buttati. Una cosa, vi prego, buttate i prodotti alla data di scadenza. I prodotti hanno un simbolino che è la scadenza PAO. Quindi dal momento dell'apertura durano X numero di mesi, possono essere 6, possono essere 12, 18, 36. Oltre questo periodo buttateli. Purtroppo ciò non accade e spesso ci si ritrova in set in cui modelle o può essere chiunque, magari nel caso di, ti faccio un esempio, la Games Week, i giocatori, i players, possono comunque, chiunque può avere una reazione allergica. E è importantissimo avere sempre pennelli puliti, regolarmente disinfettati con prodotti specifici, ma al tempo stesso la scadenza dei prodotti va assolutamente rispettata. Non si può dire l'ho pagata 70 euro e quindi la uso. No. Vero, vero. E no. Ti interrompo per raccontarti che un mio amico, non era un trucco, ma una cosa ancora più, che sembra più banale, ma in realtà non lo è, con un doposole scaduto, ha avuto, scusa, non dopo solo, una crema idratante che non si sa, è andata male, scaduta, insomma, non si sapeva. È finito in ospedale. Sì, può aver avuto una reazione allergica e a volte si rischia di avere reazioni allergiche che entrano nell'anafilattico. Perché ovviamente i prodotti, qualsiasi prodotto, vale per il trucco, vale anche per le creme viso, il toposole, qualsiasi prodotto che si utilizza in cosmetica, i profumi stessi hanno all'interno dei conservanti di sintesi, per quanto riguarda diciamo più l'alta profumeria o comunque il prodotto che troviamo un po' anche nei centri commerciali, nei supermercati. Comunque il prodotto cosmetico, indipendentemente da quale esso sia, ha all'interno PEG e parabeni, che sono i conservanti chimici e gli emulsionanti chimici. Ovviamente hanno una durata, esattamente come le medicine, e oltre una determinata data di scadenza, la polvere ancora, al massimo può darti dell'arrossamento, può darti un prurito. Il prodotto in crema, il prodotto in fluido, il prodotto che comunque contiene acqua, dopo la data di scadenza deve essere preso e cestinato. Non può essere riutilizzato perché può sviluppare batteri. E questi batteri sono pericolosissimi per la salute e possono addirittura nei soggetti più sensibili portare anche fino ad avere uno shock anafilattico. E queste cose che stiamo ascoltando, se insomma poi ci sarà non solo in diretta ma anche dopo, che vanno a vedersele dopo anche le nostre interviste, queste cose ve le dicono a scuola, cioè, sì.
e vanno ascoltate. Nei corsi che vedete, nei tutorial su YouTube, difficilmente, quasi impossibile che perdono tempo, lo metto tra virgolette perché non è una perdita di tempo, a spiegare queste cose, perché rischiano di sembrare noiose. E anche per questo, cioè, la scuola è importante. Prima, scusa se ti interrompo e ti porto via un po' di spazio. Prima Leslie ha fatto un commento che dice: studiare è essenziale. Mi fa un po' male quando mi dicono che parlo bene una lingua perché ho l'orecchio. No, studio ogni giorno, sto qui ad ascoltare l'italiano e a studiare, perché Leslie devi sapere che parla molto bene, pur vivendo in Florida da sempre, l'italiano. E infatti uno dei miei professori, lui è anche un giornalista che ha scritto tanti libri che li ho lì, diceva sempre: non puoi conoscere un luogo se non conosci la sua storia. Quindi non puoi conoscere un'arte, non puoi conoscere nulla se non conosci la storia di quella. Cioè, bisogna studiare, se no sei mediocre. Intanto che tu ci racconti questa foto, che io trovo un altro dei tuoi capolavori. Allora, io dico, attenzione, dico un altro dei tuoi capolavori, perché uno dice: ma il capolavoro è del fotografo. Io da fotografo dico che il capolavoro lo si fa insieme. Sì. Quindi, se no, è un'altra cosa. Raccontaci questo trucco meraviglioso e io prendo il libro. Ok, sì, allora lei intanto posso citarla, è Giorgina Libero, che è una bravissima modella, giovane, umile, semplice, molto 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 gettonata, e ci sono modelle con le quali è veramente un piacere lavorare perché sono molto alla mano e molto collaborative. E ti aiutano, vuol dire tanto. Quando hai comunque un team che funziona, perché poi bisogna anche avere l'opportunità di poter lavorare con le persone giuste. Quando c'è un team che funziona e tutti collaborano, ecco che allora viene fuori veramente un bel lavoro. Qui, vabbè, partivamo già da un'ottima base. Lei è molto bella, particolarmente espressiva, con un viso particolare, che di per sé aveva già un taglio a diamante, perché ogni viso ha un taglio diverso. Il taglio a diamante viene poco nominato, ma esiste ed è il viso più bello in assoluto da poter toccare, perché ti dà la possibilità di poter giocare molto sui chiaroscuri. Sono Un po' la volti bellezza egizia. particolari. O la bellezza egizia, ecco, ad esempio, che sono molto, molto, molto belle da sempre. Questo è risaputo. Questo trucco, allora, qui sono stati utilizzati non tantissimi prodotti, ma si è giocato prevalentemente con i chiaroscuri. Quindi gli ombraluce, beh, è stato fatto comunque un minimo di contour, quindi siamo andati, cioè, sono andata poi a ricreare tutta una serie, a rinforzare le ombre, e è stata illuminata prevalentemente la parte centrale, essendo comunque una foto frontale, un portrait, quindi comunque un ritratto. Perché poi ogni foto ha un suo taglio, c'è cioè la figura intera, il mezzo busto, il portrait, c'è cioè il primo piano, eccetera. Questo è stato un lavoro di gruppo, quindi sì, c'è stata la mia parte di make-up. C'era con noi anche una stylist molto, molto brava, il fotografo che tu conosci, Niki Genki, e il lavoro di squadra funziona, funziona sempre, se la squadra è affiatata. Vero, confermo. Indici fa una domanda che ci fa un attimo tornare indietro, nel senso che ne stavamo parlando appunto prima di YouTube influencer. Cosa ne pensi di tutte queste influencer che ci sono sui social che pubblicizzano la qualunque? Parlo di make-up o cosmesi in generale. Ok, ti rispondo con tre parole. Mi sto orticando.
Va bene, come risposta. No, allora, mi viene un po' l'orticaria. Le influencer pubblicizzano la qualunque senza avere la competenza, le conoscenze, la preparazione e lo studio. Vero è che vengono in qualche modo formate dall'azienda. Quindi, se io inizio a sponsorizzare l'ombretto di Vatte la Pesca, ecco che l'azienda Vatte la Pesca mi dice: allora devi dire che nel nostro ombretto c'è questo, 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 questo. Il problema però qual è? È che l'influencer può anche saperlo a memoria e può anche raccontarti la favola di Alice, ma non sarà mai in grado di farti arrivare realmente un prodotto e tutte le peculiarità di un prodotto se non fa realmente parte di questo mondo. La spiegazione che adesso ti dico una piccola chicca che forse tu non sai. Io sono stata per tanti anni consulente cosmetico di una serie di aziende che non cito per un discorso di pubblicità, eccetera, eccetera. E per 7 anni sono stata responsabile make-up per un'azienda che produce cosmetica biologica e naturale. Prevalentemente termale. E io sapevo esattamente di cosa stavo parlando, tant'è vero che proposi all'epoca la possibilità di fare io un tutorial con i loro prodotti, con la mia voce registrata fuori campo e applicata poi al video. E questo video è presente comunque su YouTube, cioè esiste, c'è la possibilità di andarlo a vedere. E se poi vorrai successivamente magari fare un copia e incolla del link, No, potrai tranquillamente. no, no, non E, lo fa. è diverso il modo di presentare un prodotto quando quel prodotto tu lo usi per lavoro. Vero è che, ad esempio, una Chiara Ferragni piuttosto che una Valentina Rapisarda, piuttosto che una qualsiasi altra influencer, una Giulia Salemi, che adesso è diventata influencer, make-up artist, tuttologa, fanno sicuramente più scena magari di una Debbie o di una qualsiasi altra make-up artist, perché sono persone molto, molto conosciute dello spettacolo, della moda, e c'è dietro un investimento importante da parte delle aziende, vengono spinte all'ennesima potenza e quindi ecco che crescono i followers, cresce anche proprio la fiducia nei loro confronti. La YouTuber del make-up di qualche anno fa si era poi data a fare anche a dare dei consigli sul naturale, facendo delle puntate in cui ricreava delle creme fatte in casa, delle creme, dei balsami per capelli e tutta una serie di cose. Ecco, per fare questo bisogna avere la competenza. Perché dire prendo la cera d'api, ci metto l'olio, il succo di limone, questo, quell'altro, frullo. Ed ecco, voilà il mio prodotto nutriente per la pelle. Attenzione, perché la pelle non è tutto uguale, è la pelle è un organo e reagisce a una serie di sostanze. E poi bisogna anche spiegare come conservare il prodotto naturale. Che emulsionante uso in natura, che sia non di sintesi ma naturale, che conservante uso. Quindi sì, belle le influencer perché fanno scena, perché sono carine, sono simpatiche e magari sono pure brave a presentare. Mo' mi sta uscì la ciuciaria. La ciociaria. Un argomento, perché poi un po' ti chiedi perché quelle sì e io no.
Cioè, io magari ne so che non è la domanda che mi faccio solo io, ma tutte le professioniste, i professionisti di settore, di qualsiasi campo, Brava. certe domande e dicono perché? Perché io ho passato, io non io nello specifico, ma chiunque, anche un fotografo come te, cine, foto, produzioni, va travesca, tu fai un miliardo di cose, e sai È fare vero. tutto. Però è vero. Ma è vero perché? Perché tu sei una di quelle persone che comunque passa la propria vita a studiare e ha la curiosità. Bisogna essere curiosi e queste influencer non sono curiose. Io Confermo. personalmente non ho fatto solo la mia bella scuola di trucco. C'è da dire che sono comunque nipote d'arte, quindi in famiglia c'era la nonna che è stata una grande make-up artist, insegnante di estetica e ha collaborato comunque con diverse figure professionali anche molto conosciute. Ti parlo di tanti, tanti anni fa. Però ecco, le persone non devono mai perdere quella voglia di fare bene. Tutti pensano che sia sufficiente uscire da una scuola dopo aver studiato il libricino e aver fatto le quattro cose e magari qualche piccolo stage per potersi autoproclamare persone fatte finite, professionisti del mestiere. Vale per chiunque, per qualsiasi categoria. Non puoi diventare un bravo cardiochirurgo se non fai un percorso ben preciso. Non puoi diventare una brava make-up artist se non fai la tua gavetta e non prendi tante mazzate sui denti. Non puoi diventare un bravo fotografo se non hai comunque anche l'umiltà. Non è solo un fatto di studio, bisogna essere umili. E bisogna capire che nella vita non si smette mai di imparare. E quindi anch'io, alla veneranda età dei miei 20 anni, continuo comunque a fare corsi di aggiornamento e a documentarmi. E sono una, e qui chiudo il discorso, se no poi mi dai della logorroica, che un pochino magari lo No, sono. ti spengo il microfono tra un po'. Ah, grazie! Che dolce! No, sono una di quelle make-up artist che nel proprio trolley ha veramente di tutto e di più. Spesso molti colleghi, molte colleghe mi dicono: ma tu sei esagerata, ti carichi come un mulo, porti dietro qualsiasi cosa, anche quello che non serve. Una make-up artist, una volta che ha i suoi prodotti di make-up, i prodotti per trucco e parrucco, basta, lì finisce. In realtà no, perché se lavori all'aria aperta e mi ricollego a questa foto noi l'abbiamo, questo servizio fotografico l'abbiamo scattato in un grande parco, eravamo sul Ticino e c'erano zanzare e mosquitos, come le chiamano le modelle, era pieno. Ora, se tu ti ritrovi con una modella che è allergica, hai alle punture di insetto, tu devi poter intervenire in qualche modo, che non significa mi sostituisco a un medico, ma devi sapere che se la pungono le verranno i ponfi, quindi devi avere il prodotto per i ponfi, che significa può essere anche una banalissima cremina post puntura con dentro un piccolo anestetico piuttosto che magari un filo di antistaminico, in modo tale da poter sgonfiare il ponfo e contenere una possibile reazione allergica. Devi avere comunque dei cerotti, uno si taglia, serve qualsiasi cosa, devi avere una forbicina, devi avere dello scotch, anche perché poi il mondo della fotografia è convinto un po' che noi truccatrici siamo un po' come i cinesi, abbiamo tutto, cioè quello dopo i cinesi È sono le truccatrici, vero, quindi cioè, tu arrivi col tuo trolley che già pesa 185 kg e arriva il fotografo, ti guarda e ti dice: che ce l'hai il ferro da stiro? No, ma come no? Cioè, ma che fai, la truccatrice non c'ha il ferro da stiro? Oddio, no.
scusa, sono una merda, non ce l'ho. Dai, in aste, ma che? L'aste de che? Del water? Cioè, quale aste? Aste da spiro? Che ce l'hai lo steamer? Oh. E magari ti dicono, oh bella, vieni qua che devi stirare la camicia di seta che costa 7 milioni di euro, te la brucio, te la buco. E ti ritrovi magari in mano con uno steamer, ammesso che si chiami così, perché boh, ognuno poi lo chiama in maniera, ti ritrovi con questo coso che sprigiona un vapore a 6.000 gradi. E rischi veramente di fare dei danni. Ti chiedono veramente qualsiasi cosa. Ciao, ce l'hai il balsamo per i capelli? Ce l'hai il rasoio? Ce l'hai il dopobarba? Ce l'hai la... Capito. Cioè, no, no, cioè, faccio la mia parte, non posso portarmi tutto. Ma ho un trolley che veramente contiene tutto. Tutto. Io Ho una sono da io cassetta di sono corso. io sono d'accordo su tutto quello che stai dicendo e infatti anche io da professionista fotografo tendo sempre a portare tutto e tanti mi dicono: "Ma per fare questo servizietto stai portando una macchina carica?" Sì, perché l'esperienza mi ha insegnato che tutto può accadere, tutto può servire, perché non bisogna mai dire se avessi avuto quel pennello nel tuo caso, o io, se avessi avuto quella luce. Fa parte dell'esperienza, nel bagaglio d'esperienza, no? Nel riuscire a capire che cosa può accadere, tipo questa foto che ho messo prima, qua, cioè in mezzo a questo campo può accadere di tutto, cioè, ma anche la modella, come dicevi tu, può essere punta da qualcosa, cioè anche questa fa parte dell'esperienza, no? Che si matura solo col tempo, cioè tempo, lo studio per quanto riguarda il trucco, ma con il tempo, perché prima quello che vorrei far capire, no? Prima di proporvi, parlo alle make-up artist che mi mandano sempre alle mie che si propongono, prima di proporvi a un fotografo di un certo livello, non sto parlando di me, prima di proporvi a un fotografo di un certo livello, dovreste farvi la domanda di dire: io sono del livello di questo fotografo? Perché se no inciampate in una situazione, non dico imbarazzante, di più. Perché poi si accorgono che voi non siete all'altezza e nasce una sorta di imbarazzo sul set, magari c'è il cliente e non se ne esce, il lavoro va male. Questi lavori che tu fai, che io amo, non so se vedete sotto c'è scritto Vogue, c'è scritto giornalino del quartiere. E quindi anche quello che tu dicevi prima. L'umiltà, l'ho detto io, Vogue, non l'hai detto tu. Tu parli del tuo lavoro come quando io parlo del mio. Anche questa umiltà deve far parte del bagaglio professionale, sia dei fotografi, make-up artist, trucco, parrucco, di tutto, ma in tutte le cose, anche nel pizzaiolo. Il pizzaiolo che ha studiato e che è umile farà una pizza migliore di un pizzaiolo che si vanta di aver fatto le gare italiane per far girare la pizza in alto. E io prima ti esatto. Prima ti stimavo e ora ti stimo anche un po' di più, eh? Grazie. Poi quando finirai la diretta dirai detto presa per il culo, non è vero? No, lo sto Cioè, se... scrivendo sotto, tu non lo vedi, ma No. Che sono spiegata. Sono esatto. spiegata che trucco così, con occhi chiusi. Non te Figlia lo posso. d'arte. Aspetta, Indy ha scritto un motto, il suo motto, che è bello, ne farò anche un po' mio, lo farò diventare anche un po' più. Chi non si forma, si ferma. Sì, È molto vero. bello. È molto, molto bello, ma alla fine è una grande realtà. Ti fermi se non ti formi. È un po' come, adesso mi
Mi aggancio un attimo al discorso di mia figlia. Lei ha iniziato a fare danza da piccolissima e ha iniziato prima con la propedeutica e poi ha fatto tutto un suo percorso anche accademico. Un ballerino, adesso mi stacco un attimo, eccola qua, Beh, ma Alessia. che regista sono? Cioè, parli della figlia e faccio uscire. Sei bravo, lo vedi quando dico che stai fa un sacco di cose, mamma mia, cioè, per questo che sono amica, capito? D'Urso, D'Urso, fammi tuo perché sono bravo regista. Sì, prendi la vita, già che ci sei, piglia pure me, così non ti serve il faro. Stavo Esatto. guardando io, colore bianco etereo. Ti ho detto, sai che ci denuncerà la D'Urso adesso? Sì, sicuramente. No, in realtà, vabbè, ecco, mia figlia bellissima che è di là, che sicuramente mi sta guardando, si starà facendo quattro ghignate o si starà terribilmente vergognando dicendo: mamma, che figura che mi fa fare mia madre, oddio. O ci denuncerà anche lei, può essere. Secondo me ha già chiamato il 112 e sta denunciando prima di me, sì, perché mi hai fuorviata, mi hai deviata, è colpa tua e della tua diretta. No, vabbè, torno al punto. Lei ha iniziato molto piccola a fare danza e per fare danza non è sufficiente avere solo la passione per la danza, che è importantissima. Bisogna saper fare grandi sacrifici, che sono sia di natura fisica principalmente, che anche a livello proprio umano, psicologico. Un ballerino completo fa un percorso estremamente difficile e deve superare tante prove, ma non può mai fermarsi, non può mai dire: ok, sono arrivato, questo è il mio diploma, sono tanto bello, tanto bravo, mi fermo. Perché se ti fermi, con te si ferma anche il tuo fisico. E per poter arrivare a certi livelli bisogna intanto avere una predisposizione fisica fondamentale e necessaria, perché altrimenti tu arrivi da qui a qui, ma non puoi arrivare qui. E questo vale per qualsiasi tipo di disciplina, per qualsiasi tipo di lavoro. Ecco perché hai non so pronunciare correttamente il suo nome, scusami. Dice: se non ti formi, ti fermi. È vero, non ti fermi sia come ballerino che come fotografo, che come make-up artist, in qualsiasi campo ti fermi. Non puoi arrivare a diventare un grande manager, ad esempio, se ti fermi al primo step, alla prima spiaggia. Vero. Bisogna farti un mazzo così. Questa è una foto che è stata scattata da un mio caro amico fotografo e nel suo studio. Stavamo facendo un lavoro per il Teatro Carcano di Milano e il Centro Studi Coreografici, che è poi l'accademia in cui si è diplomata mia figlia come ballerina. E lei era una delle, passami il termine, delle modelle. Stavamo facendo questo servizio fotografico che si chiamava La danza non è uno sport, dove hanno partecipato mia figlia, una sua compagna di danza in accademia, e è una delle foto che io amo di più in assoluto, perché è uno scatto rubato, è un momento molto intimo mio e di mia figlia. In realtà lo sguardo che ho io in questa foto non è lo sguardo della make-up artist, ma è lo sguardo del grande amore della mamma. Ero esattamente nel posto giusto, al momento giusto, con la persona giusta e stavo facendo quello che amo fare. Infatti, voi non sapete, ma non c'è nulla di programmato, cioè nelle foto che io faccio scorrere, faccio vedere,
ma tutto quello che hai detto si legge perfettamente nella foto. Infatti l'ho selezionata perché l'ho vista, ho detto: mamma mia, questa foto è quello che tu hai detto. È proprio Sì, quello che tu hai detto. è una delle nostre foto più belle in assoluto. Sì. Sei dispiaciuta che tua figlia, perché tua nonna era makeup artist, no? Cioè tu hai seguito le orme lasciate Della dalla... nonna. Sì. Esatto. Invece tua figlia ha deciso di fare danza. Ti è dispiaciuto? Hai No. detto per fortuna. Io Sì. mia figlia non dirò mai di fare la fotografa. Se poi lo Ma vorrà fare... guarda, ti dico, mia figlia sa fare tante cose, è una brava makeup artist, un po' perché comunque lei è molto artista inside, ha proprio l'arte nel sangue e poi, vabbè, buona parte delle cose che sa fare le sa fare perché è attenta al mio lavoro. E mi segue comunque da tanti anni. E ogni tanto ha fatto anche lei qualche lavoro di trucco, mi ha fatto anche da assistente in alcuni shooting fotografici. E, sono contenta che abbia scelto la strada della danza. Intanto devo dire che quella della makeup artist è un percorso estremamente difficile, dove c'è. Ci sono pochissime, pochissime possibilità a livello lavorativo e poche possibilità concrete e serie e durature nel tempo. Poi, soprattutto di questi tempi, anche perché poi ci sono tutte queste realtà del TF, il no budget, di tutte queste ragazze che si propongono: sono bravissima, sono stupenda, ho imparato tutto su YouTube, tutte queste cose qua. Spiega cos'è il TF perché Il tante, la TF maggior... è il free test, è il no budget, è il ciao che vieni gratis, grazie. Esatto. Il In TF, soldoni è questo. sì, ecco, il no budget, il TF è ciao bella, lavora gratis, che poi te fai pubblicità. Ma con la pubblicità io non ci mangio, non ci mangia nessuno. Quindi ho scelto di fare la make-up artist e vorrei poter vivere del mio lavoro e poter mantenere comunque la mia famiglia. Mi sono persa, ricollegati. tua figlia che non fa la make-up artist e quindi sei felice. La ballerina, grazie. Devo dire che sei molto attento in questa diretta. Meno male che ci sei tu che mi salvi. Sempre attento alle dirette. Perché se io guardo perché cerco le foto, ma intanto ascolto. Non è da No, uomo, ma faccio due cose. ma sono contenta perché in realtà anch'io da piccolina ho fatto danza, ma per un breve periodo. Non era contemplato a casa mia il fatto comunque di avere una figlia ballerina. Oddio, la danza! No! Poi troppo impegnativa, troppo dispendiosa, troppi sbattimenti. Fai qualcos'altro nella vita. E quindi sì, sono molto contenta che abbia scelto la danza anche perché la vita di mia figlia è una vita in punta di piedi da quando è nata Oh, che bella questa cosa. e ha dimostrato subito a pochi mesi comunque di essere estremamente musicale, di avere un orecchio molto allenato alla musica, al ritmo. È molto forte strutturalmente, quindi proprio dal punto di vista muscolo-scheletrico è molto forte e ha proprio una predisposizione fisica, per poter fare comunque la danza. E quindi speravo già quando ero incinta che potesse comunque scegliere una strada artistica di questo tipo. E poi così è stato. Quando eri incinta, perché voi ancora non lo sapete, eri molto, ma molto, ma molto giovane, perché sembrate due sorelle. Sì, avevo 20 anni.
Mamma mia. Però non hai ancora detto come si chiama tua figlia. Abbiamo detto un sacco di cose su di lei, ma ancora non ci hai svelato il nome. Vedi, vedi. Non eri attento. Sto fregato. Allora, mia figlia si chiama Alessia. E... piccolina, come la mamma, è brava, è una bella persona. È una bella persona, sì. Perché è tanto facile poi dire, oddio, è bella, cioè, è perfetta. Oh. Oh, oh, ma figlia è bella, oh. La sua madre. No, è un'anima pura. È un'anima pura, è un po' stronza, eh. Si può dire in diretta, quest'ora non ma certo, non siamo mica in TV, siamo tra amici. Ok, è un po' stronza perché ha un caratterino che forse ha preso anche da, prevalentemente dalla mamma, e, però è una persona pulita, dall'animo nobile, non è una ragazza che mi ha mai dato problemi nella vita, quindi una persona di giudizio con una sua identità molto matura e è estremamente umile, cioè sa esattamente qual è il suo potenziale, ma non lo va comunque ad ostentare. È umile, impara, si fa un mazzo così. E quello che è lei riesce a trasmetterlo anche agli altri. Ha una dolcezza prorompente, che comunque di questi tempi è cosa rara. Dai, adesso la faccio entrare. Caramba, che sorpresa! Alessia è qui! Vai! Aspetta! Amore, va bene. Inde dice, ti interrompo, sì? Inde dice, la foto di prima penso che rappresenti l'amore puro e incondizionato di una mamma e la fiducia totale di una figlia. Bellissime, complimenti. Sì, è vero. Era molto, sì, vero. Molto, 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 molto bella. È vero, è vero. Grazie. Io ci ho messo un po' di più invece a fare una figlia perché... quando lei avrà 20 anni, io ne avrò 18. 18, sì. Sì, 19, 20. Sarò un bel vecchietto quando lei avrà 20 anni, quindi ti invidio un po', ti invidio un po' in questo. In realtà io penso che non sia tanto un discorso di età, ma un discorso di spirito, di come sei tu. Questo lo dicono i quarantenni. Beh, ma io non lo so perché ne ho 20, quindi cioè, vivo nel modo più puro che conosco, capito? Questo lo dicono i quarantenni. In realtà la fatica si sente. Ma, allora, la fatica si sente, poi sono scelte. Io, ad esempio, non sono una di quelle giovani ragazze rimaste incinta per caso, ma in realtà io mi sono sempre detta, se dovessi mai avere un figlio, una figlia, speravo, dico la verità, fosse femmina, vorrei comunque averla presto, da giovane. E così ho fatto, cioè è stata comunque una decisione ponderata, ragionata, presa da entrambe le parti, quindi non solo da me ma anche da quello che era il mio compagno, e devo dire che per quanto io l'abbia avuta presto e quindi abbia perso forse tutta una serie di step, di tra virgolette anche di esperienze, no? Che si fanno comunque a 20 anni. E devo dire che tornassi indietro lo rifarei, magari aspetterei un pochino, qualche annetto, ma non troppo, perché l'aver avuto una figlia giovane mi ha permesso di viverla non solo come una figlia, ma anche come una sorellina più piccola. Quindi c'è un rapporto anche di complicità, di amicizia tra me e mia figlia, e proprio perché non c'era questa grande differenza di età, ho
cercato nel limite del possibile, perché poi la vita comunque ti mette davanti a tutta una serie di difficoltà, quindi non sempre si riesce in ciò che magari ci si era prefissati, ho sempre cercato di fare lo stesso lavoro e darle lo stesso amore che adesso io vedo tra te e Zoe. Quindi quella parte di gioco, fiabesca, quella complicità, quella magia, e nello stesso tempo l'ho educata, istruita, tenendola sempre per mano. Quindi sì, l'ho truccata come una bambina, esattamente come stai facendo tu con Zoe, ma insegnandole anche tante cose, quindi giochiamo, ti racconto la fiaba, ma attraverso questo gioco e questa fiaba io ti do degli insegnamenti di vita vera. E devo dire che questa cosa è servita molto, perché ad oggi noi abbiamo comunque un bellissimo rapporto, nonostante poi magari gli spazi, mamma e figlia ci sono, cioè ogni tanto ci Ma ci vorrebbero. mancherebbe anche tra me Zoe. Però ecco, io quando vedo te con Zoe mi rivedo e non è assolutamente un fatto di età, è come sei tu dentro, è la luce che hai tu. Vedi, questa foto ad esempio io trovo che sia Sì. meravigliosa, perché c'è non solo tutto l'amore del mondo, ma c'è proprio la fiducia. La fiducia di una bambina nei confronti del proprio papà, che comunque le insegna le cose e che man mano che crescerà la porterà anche sull'orlo del precipizio, Certo. tenendola per mano. E questo è fondamentale. Quindi far vedere e anche far percepire il senso del pericolo delle cose, senza però lasciare mai la mano. Vero. Ti faccio penzolare giù dal burrone, ma non ti mollo, perché devi comunque capire le cose e ciò che può essere anche pericoloso nella vita. Questo è il tipo di lavoro che ho cercato di fare io con Alessia e che mi sembra un po' di rivedere in te. Sì. Zoe è meravigliosa, io mi spacco dalle risate tutte le volte che vedo i vostri video, cioè piango, proprio mi scendono le lacrime. È diventato l'idolo di mia figlia, Ah, perché le volte mi dice: Oddio, dai, guardiamo le stand di Zoe, che bella così. Quindi devo dire che Zoe, per tutti questi tutorial che sta facendo, dovresti farle fare anche qualcosa sul make-up, che è ma fantastico. magari, magari. Non con quel prodotto Esatto. che tu, magari te li presto io, te li regalo. No, allora diciamolo, dovete sapere, intanto sto guardando il tuo profilo e vedo, vabbè, vedo delle cose che fanno ridere, ma non posso mettere. E dovete sapere che ma sì, no, no, non questa, è un video, stavo guardando dal tuo profilo. Dovete sapere che prima nella finta ho chiesto veramente un consiglio a lei su come spalmarmi un po' di coprimacchie rosse da sole e mi è caduto il prodotto che lei citava, non citabile, sulla tastiera è un danno. Infatti adesso io, mentre cercavo di digitare i nomi, ho le dita tutte sporche Usciva di le nuvole di terra. terra, esatto. Fantastico. Senti, cara Debbie, mia bellissima amica, tu sai che siamo già arrivati a un'ora e mezza di diretta. Vola, eh? Vola, vola. Ci sarebbe un sacco di cose ancora da raccontare. Ecco qua, stavo guardando il tuo video, vediamo se si vede. Aspetta, Dei ta ta ta. video bellissimi che ogni tanto faccio. Carmen Di Pietro. Oh mamma! Ecco. Tra, ecco, vedi? Quindi vedi che io la spalmavo giusto? Sì, la spalmavi giusta, ma questo serve a fare lo zigomo, serve a Esatto. scolpire il zigomo.
Esatto. Però ragazzi, a me tradisce questa telecamera, perché io sembro un rosso peperone, ma in realtà non lo sono, perché ecco, vedete che in realtà non sono così rosso, è la telecamera. Vabbè, io sono scappata dalla serie dei Simpson, perché sono tutta gialla, quindi... No! Ovviamente riguarderò questa diretta e dirò, oddio, basta che c'è tanto. Se ti può consolare, è la stessa cosa che dico io quando riguardo. Aspetta, Alberto, che abbiamo fatto una bellissima intervista anche con lui, mi dice: Cristian, non è una questione d'età, ma d'amore, fidati. Riferito al discorso dei figli, sì, è vero, ci trovi d'accordo. No, no, ma io parlavo proprio di fatica fisica, cioè. Invece aver fatto i bambini tipo Zoe da più giovane avrei avuto ancora di più, perché io passo molto tempo con lei, cioè io non so se ti ricordi o se hai visto tu Debbie quando ero in studio e lei è nata, quindi a 0 anni io lavoravo in studio con Zoe qui nel marsupio frontale, quindi ha vissuto tantissimo tempo con me. Cioè, la mamma andava va a lavorare, eccetera, e io ho più tempo perché sono più libero e quindi vive con me. E averla fatta da più giovane, avrei avuto sicuramente più forza di giocare ancora di più. Cioè, tipo, quando mi dice papà rincorrimi in giardino, io faccio fatica. Dopo un po' lei si gira e mi dice, dai, ma prendimi. No, no, amore, non ti prendo per darti la gioia di vincere. In realtà non ce la faccio, quindi ecco, è solo questa la differenza tra me. È vero che l'amore non cambia, anzi, è un amore diverso, però aver avuto più forza non sarebbe stato male. E quindi, dove ero arrivato? Alla Carmen Di Pietro. Pietro, queste tecniche di applicazione. Esatto, l'applicazione. Che è questa, Chiara Lia D'Agostino? No, volevo farti vedere una foto che avevo trovato prima, ma non la trovo più, e quindi va bene. Io chiuderei con i saluti, con una foto con te e Alessia. Eccola qua. Con te, Alessia. Oddio, ho sbagliato. E voilà. Ecco. E quindi siamo arrivati quasi alla fine, e quindi io brinderei a innanzitutto tutte le make-up artist che in questo momento, come tutti i titolari di partita IVA, credo che state facendo una fatica immensa come noi, come tutti i titolari di partita IVA, e quindi con la mia tisana brindo a noi. Ecco, brindiamo, aspetta che la giro, e qui c'è scritto in spagnolo busca il lato positivo, che significa cerca il lato positivo, cose, cioè cerca il lato positivo, perché da qualche parte, cioè, non so dove è il lato positivo, ma c'è. Comunque state a casa. Stando a casa e lavorate in modalità smart working. Ah. Io invece chiudo con la mia, che è a caso, e quindi faccio vedere la mia, dice be smart, e quindi che dire, come ogni sera io per quanto riguarda me passo sempre delle ore a parte interessanti, piacevoli, perché si imparano un sacco di cose. Mi viene difficile poi salutare, perché dovrebbero durare un'ora, ma facciamo sempre fatica, cioè è troppo poco un'ora, e un'ora e mezza adesso con te è troppo poco, cioè ci sarebbero un sacco di... Il record! Forse è la diretta più lunga? No, ne abbiamo fatte anche di un po' più lunghe, ma siamo lì, voi... Sei vicina al record, ma potremmo andare avanti, però poi rischiamo di diventare noiosi, e piuttosto facciamo altre puntate. Infatti chi ho già intervistato, tipo Alberto che è presente, tipo ciao Chiara, c'eri, eccoti Chiara, scusate, ecco, io lo ricordo sempre,
scusate se quando entrate io non vi saluto, ma noi non vediamo chi entra, vediamo solo dal momento che scrivono un messaggio perché vediamo i nomi. In realtà io non so chi c'è. Ciao Chiara, magari sei entrata dall'inizio e non ti ho salutato, saluto sempre tutti. E quindi che dire? Buona tisana, come diciamo tutte le sere. Buona tisana della buonanotte. Della buonanotte, è stato un vero piacere e io chiudo sempre, e prima di schiacciare end, chiudo sempre dicendo cercate di dormire perché tutto passa. Speriamo che passi. Esatto, ciao a tutti, ci vediamo domani. Debbie, un super bacio, rimani lì, che noi rimaniamo dietro le quinte. Rimango qui, non vado via. Ciao a tutti, buonanotte, vi voglio bene.